Siamo qui con Adriano Sansone, siamo qui a Milano all'Arena Civica, che come possiamo dire, referente tecnico per questa produzione, per tutto quello che riguarda la produzione. Ok, allora, questo è un evento un po' atipico rispetto ai soliti tour, no? di cui di solito parliamo. Allora, spiegaci un pochino come nasce questa produzione. Intanto è la festa dei 40 anni di Radio La DJ, festa dei no? 40 anni di Radio DJ, e abbiamo iniziato a programmarla a gennaio di quest'anno, dove occupa l'intero Parco Sempione. L'evento principale è qui stasera, nel quale io mi trasformo in light designer della serata e direttore della fotografia, perché c'è anche la TV, ma occupa l'intero Parco Sempione. Abbiamo un secondo palco al Teatro Burri e un terzo alla Rocchetta, dove stanno facendo gli speaker corner, e l'intero parco è pieno di attività, da catering, attività sportive, yoga, la silent disco, e dura 2 giorni. Oggi e domani. La giornata di domani si aprirà addirittura con la DJ Ten, che è la famosa maratona capitanata da Linus. Certo. E quindi questa sera invece, diciamo, l'evento clou è il concertone di questa sera, al quale parteciperanno diversi artisti Sono invitati, ovviamente. 26 artisti, calibro Elisa, Irama, Fedez, tanti, e si conclude con un'ora del DJ Time, che sono Albertino, Molella, Fargetto e Prezioso, che fanno una session molto molto particolare, con una console molto particolare, e chiudono ogni anno il Party Like a DJ, che si sposta, e quest'oggi torna dopo 3 anni di assenza, perché l'ultimo è stato fatto nel Ok. 2019. Ma allora dimmi una cosa, questo palco è una specie di non palco, diciamo così, no? L'avete costruito con quest'idea? Sì, il disegno del palco è nato da un'idea. Mettendo insieme un po' di cervelli, abbiamo coinvolto Gigi Maresca, che è scenografo di nota fama nazionale, ed è venuta fuori quest'idea di rappresentare un po' un disegno di un libro che racconti la storia dei 40 anni della radio, e di creare un palco, non palco, perché in realtà è una grande passerella con 3 braccia di 900 metri quadrati, che scende fino a un'altezza di 1,50 m ed avvolge completamente l'audience, quindi il pubblico ti avvolge. Era un ritorno, un avvicinamento di nuovo al. Ci fermiamo? Ecco, siamo in diretta con Gali che fa le prove. Noi potremmo battere in ritirata o aspettare che finisca. Decidi tu. Aspettiamo che finisca. Aspettiamo che finisca. Eravamo fermi al parco. Eravamo festival al Quindi parco. ci sono altre aree in giro, manifestazioni di 2 giorni, la maratona, come abbiamo detto. Produzione, una produzione che prende quest'anno Party Like a DJ, che è la videomobile, col produttore esecutivo Eric Galliani, col quale sto lavorando da gennaio su questa cosa. Io e Ilaria, che ha programmato tutto l'extra light con me, siamo state forse le prime 2 persone della parte tecnica ad entrare, e non ce lo lasciano fare. Cioè, abbiamo abbandonato le poltrone fantoziane sul palco e siamo tornati nella sala programmazione, che ormai è E però ormai è dismessa, è smantellato, meglio smantellata. fuori. Ok, allora ricominciamo. Stavamo parlando della festa, che insomma non è soltanto stasera, che ha E altri oggi e palchi, tutto il domani, giorno, tanti eccetera. palchi, Ok, tante attività. parliamo di questo palco, di questo stage, no? Come è stato creato? È molto particolare. Raccontaci un po' la genesi, i materiali, le aziende, chi è. È nato fondamentalmente da uno studio su cosa vogliamo fare. Poi è chiaro che il tema 40 anni della radio ha aiutato tanto. Il coinvolgimento fondamentale è stato il coinvolgere Gigi Maresca, scenografo di grande fama, che ha tirato fuori questa idea di un palco non palco, quindi è una grande passerella, 900 metri quadrati con 3 braccia che permettono agli artisti un riavvicinamento col pubblico, quello che non c'è stato negli ultimi 3 anni. Quello è stato uno dei temi, quindi questa passerella che scende molto molto profonda per 36 metri in mezzo alla gente, e dall'altro lato questo backstage completamente separato, quindi la struttura tecnica è completamente alle spalle,
e rappresenta una sorta di libro che racconta una storia. L'abbiamo detto senza dirlo, perché non volevano raccontare la classica cosa di facciamo i quattro decenni, no, non siamo, e quindi noi l'abbiamo raccontata così. Lavorando a quattro mani si è arrivato a questo tipo di struttura, che poi è stata resa possibile da svariati lavori ingegneristici, pensieri ingegneristici di HTR, che ha fornito tutte le strutture, col capo rigger Paolo Oppo, e le aziende che tecnicamente hanno supportato. Tutto il service è di Lombardi e il progetto tecnico è stato curato con Pasquale personalmente. Per la parte luci abbiamo utilizzato, punto primo, è tutto completamente programmato in MA3, software 3, 1.71, con un grandissimo 1.72, con un grandissimo supporto di Molpas e di Steve Giovanazzi, che mi ha aiutato veramente tanto. Era una sfida, la volevamo fare, abbiamo 900 pezzi di luci lì fuori e l'abbiamo vinta. Fortunatamente abbiamo avuto oltre un mese di tempo per preprogrammare tutto con l'ausilio del software Capture, e è andato tutto molto molto bene. Quindi arrivati qui, alla fine 90% delle cose funzionavano molto molto bene, tutto grazie a una progettazione di base che è stata curata in un dettaglio tecnico molto molto preciso. Quindi avevamo misure precise e disegni precisi e ci hanno consentito di creare un ambiente tridimensionale preciso per poter lavorare bene. Materiali sono tutti di primissima qualità, abbiamo da quasi 200 megapoint, 110 Ayrton Magic Panel, i nuovissimi MIDB di Claypaky, K20, di tutto, Sharpie, Sunbar, Sunblast, Alupix, tutto montato anche in matrici di pixel e tutto gestito solo ed assolutamente da MA3, software veramente mostruoso. Ok, quindi anche le matrici sono state fatte, mi dicevi, tutto utilizzando la console, il software della console. Ok. Non ci sono motori esterni, non c'è un Mad Mapper, non c'è un Matrix, è tutto gestito dall'engine effetti di MA3. Ok. E spiegami come hai scelto di accompagnare con le luci la scaletta di questa sera. Cioè, questa è una festa, quindi luce festa o ci sono momenti e momenti? Si è basata su due fattori: le informazioni arrivate dalla radio, che il concerto era diviso in due parti fondamentali. Una prima parte, che è il concerto un po' delle radio, no? Quindi come abbiamo visto in diverse occasioni, tanti artisti italiani, musica leggera, italiana. E poi la seconda parte, che è la parte di Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta, che fanno un'ora di DJ time. L'impianto doveva essere versatile per fare ambedue le cose. Era parecchio obbligato, non abbiamo verticalità, quindi in alto non c'è niente, non c'è un tetto, è completamente scoperto, è tutto alle spalle. Abbiamo fatto un po' di scelte. Una delle scelte importanti è stata abbracciare di luce l'intera arena, quindi abbiamo decorato anche l'intera arena, non solo con i soliti wash ma anche con tutti i megapoint, ce ne sono 98 attorno all'arena, e illuminano il pubblico, l'abbiamo coinvolto completamente. Diciamo che il pubblico è parte della scenografia, diciamo, fa parte della festa. Ho seguito fondamentalmente l'idea di Gigi Maresca di portare il pubblico vicino al palco e quindi, perché no, abbracciamolo anche con la luce. Ok. E invece i LED wall come vengono sfruttati? Intanto che cosa sono e come vengono sfruttati? Sono sei superfici infiled 4.8 di diverse dimensioni ma proporzionate su diversi punti di vista per avere questa visione a 180 gradi. Si è anche messi in maniera un po' asimmetrica, sono, no? Messi in maniera asimmetrica, sono due dritti di fronte perpendicolari alle persone, due completamente a 90 gradi rispetto alle persone ma su una visione laterale li vedi, e due a 45 gradi circa, da ogni punto di vista vedi quattro superfici, quindi inviano contenuti dedicati e sui due perpendicolari ci va anche il live, perché l'arena poi è grande, l'ultima persona della tribuna di fronte ce l'abbiamo a 140 metri dal palco, cioè è proprio grossa. Quante persone sono attese stasera?
16.000 persone. Per la prima volta uno spettacolo, forse per la prima volta no, comunque per, fra le primissime volte, anche Tomasino, visto all'Olimpico, aveva programmato col nuovo software. E come ti sei trovato con questo software? Quali sono le sue peculiarità più importanti per te, proprio che sei quello che ci deve lavorare? Beh, trovato benissimo, un software di una potenza incommensurabile rispetto a prima. Basta saper studiare un attimino, si va ad imparare. Steve Giovanazzi è stato un supporto preziosissimo ed è il trainer italiano, quindi così come lo è stato per me lo può essere per tutti. Il software è veramente veramente potente, soprattutto sull'engine effetti. Si basa tutto su fare una serie di posizionamenti in griglia che siano corretti, tridimensionali, e poi puoi lavorare qualsiasi cosa col phaser a step e poi gestirlo su una tridimensionalità. Riesci a creare veramente qualsiasi cosa, riesci a prendere superfici, pixel e gestirle come le gestirebbe Matrix. Per te che sei un lighting designer, è un software che aumenta la creatività o la produttività o tutti e due? Aumenta la creatività sicuro, perché ti dà tante opportunità che prima dovevi avere un secondo operatore o un secondo software per avere. Adesso ce l'hai tra le mani, non sei vincolato a nessun altro. Aumenta la produttività perché è velocissimo. Delle funzionalità tipo i preset che fai diventare Magic e crei dei posizionamenti in maniera molto 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 veloce. Le famose ricette di Steve, che mi ha spiegato tanto bene, altresì preziosissime. La produttività aumenta, è un software che io trovo molto più veloce rispetto al software della 2.